Non sono qui a parlare politichese, per noi le elezioni europee sono andate male. Il giorno dopo le elezioni è tempo di bilanci. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Il Movimento 5 Stelle passa dal 32% delle scorse politiche al 17%. Ed ora è quanto mai forte il pressing della Lega, che vuole subito TAV e autonomie. Lei rimane no TAV? Quello che emergerà dal colloquio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica francese poi sarà valutato dal nostro governo. Intanto il Carroccio diventa primo partito d'Italia. Alle mie spalle c'è il dato assodato e definitivo. E c'è il rischio che si ribaltino gli equilibri di governo. Se lei si sente in qualche modo di essere diventato azionista di maggioranza in questo governo? Ma ho piedi ben piantati per terra, perché a proposito di omonimi c'è qualcuno che vinse e stravinse le elezioni europee e poi perse il contatto con la realtà. Io userò questo consenso umilmente per provare a cambiare le regole europee che stanno danneggiando l'Italia e l'economia italiana. Ma anche nelle opposizioni c'è chi festeggia. Il PD diventa secondo partito italiano. Non è l'arrivo, ma è finalmente la ripartenza. E regge anche nelle grandi città. Siamo primi a Roma, primi a Milano, primi a Torino. Bisogna ricordare che il PD era al 40% con l'ultimo europeo. C'è stato un cambiamento del quadro politico talmente drastico in Italia che è inevitabile che il raffronto venga fatto innanzitutto con le elezioni politiche. Se Forza Italia si attesta sull'8%, Fratelli d'Italia raddoppia i voti europei e si dice pronta al voto. C'è un'altra maggioranza possibile formata sicuramente da Lega e Fratelli d'Italia. Questa maggioranza che lei vede però adesso alle europee non è detto che si ripeta alle politiche. Perché no? Ho ragione di credere che se noi rivotassimo tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, Fratelli d'Italia crescerebbe ancora di più. Mentre dall'UE è in arrivo una lettera sui conti italiani, nel pomeriggio il ministro Di Maio apre un tavolo sulla chiusura della Mercatone 1, ma il post elezioni è impegnativo da gestire e bisogna capire quali sono stati gli errori commessi. In questo momento è in corso un vertice dello Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle, qui al Mise. Un incontro importante, vediamo di recuperare la nostra identità. Intanto la senatrice Nunes parla di una ridiscussione della leadership di Di Maio. Sono le 19.35 e il vertice continua. Il vertice si è appena concluso. Ce n'è tutto lo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle, di Battista compreso. Grazie. Guarderà anche il suo ruolo. Arrivederci. Siamo una forza politica di massa che evidentemente commette degli errori. Ce ne dice uno di errori. L'atteggiamento dell'ultimo mese e mezzo doveva essere assunto precedentemente. Questo è stato senz'altro un errore. Guerra dall'inizio. Più guerra, più mettersi a un certo punto di traverso su alcune cose.